Inventing Anna, in retroscena della serie TV Netflix, più seguita di sempre. Inventing Anna è una serie Netflix che ha riscosso un enorme successo nell'ultimo periodo. Le vicende di Anna sono tratte da una storia vera, quella di Anna Sorokin, che ha finto di essere un'ereditiera, frodando banche, hotel e molte persone negli Stati Uniti. In molti si sono chiesti cosa è successo dopo la serie e cosa c'è di vero in quello che è stato narrato in Inventing Anna. Inventing Anna, cosa c'è di vero nella serie? Inventing Anna è una serie Netflix, apprezzata dal pubblico, di tutto il mondo. Al suo interno vengono narrate le vicende di Anna Delvey. In realtà, la serie è tratta da una storia vera, quella di Anna Sorokin, una truffatrice che ha frodato un elevato numero di banche, hotel e aziende, fingendosi una ricca ereditiera. Come sempre, però, non trattandosi di un documentario, ma di una serie, è giusto chiedersi cosa ci sia di vero nella serie e cosa sia stato inventato. All'inizio di Inventing Anna, infatti, una nota precisa, che la storia è completamente vera, tranne per le parti inventate. Questo gioco di parole fa pensare che ci si possa riferire ai fatti che Anna inventa per truffare, ma anche alle parti aggiunte e romanzate nella serie. In realtà, la verità è che la trama raccontata è vera. Anna Sorokin è stata, dal 2013 al 2017, una vera e propria regina della truffa, che per qualche motivo è riuscita ad estorcere $275.000, fingendosi un'ereditiera. All'epoca della notizia, in tanti si domandarono come fece la donna ad ingannare le personalità più influenti degli Stati Uniti. Quella parte della storia è stata raccontata in maniera fedele alla verità, almeno quella che si è scoperta ufficialmente. Infatti, seguendo Inventing Anna, che ha ricevuto il plauso della critica, bisogna sempre considerare che la narrazione della Sorokin è inattendibile e che la donna è preda delle sue manie di grandezza. Di conseguenza, è proprio il telespettatore che deve porsi delle domande e riflettere di volta in volta su cosa possa essere vero e cosa no. Inventing Anna, l'offerta di Netflix alla protagonista della storia. Al di là di ciò che è stato raccontato fedelmente ai fatti e cosa no, molti telespettatori sono stati curiosi di sapere cosa sia successo dopo la serie, di cui si è discusso in molti paesi del mondo. Innanzitutto, Anna Sorokin, la protagonista del racconto, ha ricevuto un'offerta direttamente da Netflix, di circa €300.000. Il denaro serviva alla casa produttrice per ottenere i diritti necessari per raccontare la storia della vita di Anna. Dalla prigione, la nota truffatrice ha accettato la proposta di Netflix, ma dalla legge non le è stato consentito di utilizzare la cifra ottenuta. Infatti, è vietato ai condannati trarre profitto dalla propria pubblicità e dallo sfruttamento della propria storia. Anna Sorokin così è stata costretta ad utilizzare la somma guadagnata attraverso Netflix per pagare multe e risarcimenti alle persone truffate in passato. Ad ogni modo, come tutti sanno, alla fine la serie TV è stata realizzata e la stessa Anna ha partecipato attivamente alla sua realizzazione, anche se del carcere. Infatti l'attrice, che ha interpretato il ruolo della protagonista, Julia Garner, ha raccontato di essersi recata più volte in prigione per incontrare Anna. Lo scopo dell'attrice era quello di trarre ispirazione da Anna e prepararsi al meglio alla sua interpretazione, incontrando proprio la persona di cui avrebbe dovuto vestire i panni. Alla fine, ovviamente, la serie è stata pubblicata nel 2022, ottenendo un enorme successo dal pubblico e dalla critica. Voi che cosa ne pensate? Avete seguito Inventing Anna e conoscevate il retroscena della serie TV? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.